Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno Gabri, bentornati Cibat Chic. Ci ritroviamo nella cucina della Gabri, finalmente è estate, è partita oggi, il 21 giugno. Sì. E facciamo un dolce. Un dolce. Un dolce meraviglioso ed è la mousse di yogurt alle pesche ed amaretti. Sì. Partiamo con la lavorazione? Partiamo. Andiamo. Ecco qui i nostri ingredienti, come sempre. Per quattro persone abbiamo tre pesche, ho preso delle pesche noci che ci sono in questo periodo. Poi 150 grammi di yogurt alla vaniglia di tipo greco, quello duro. Ok. Un 50 grammi zero grassi. Questo lo yogurt. Sì, perché lo abbineremo a 50 grammi di panna montata. Che tu hai già montato. Che ho già montato per dare un taglio ai tempi. Perfetto. Poi abbiamo una decina di amaretti. Che sono qui. Un pochettino di rum, sì. Un pochettino di zucchero di canna, eccolo. E a decorare un trito di fave di cacao. Ecco, su questo poi ci soffermeremo un attimo per vedere delle cose. Volevo solo chiedere una cosa, montare la panna, come si fa a montare la panna? Sì, per monta come con me, che non sa niente? Sì, si monta o con la frusta, ma ci vogliono 3 minuti, oppure con le fruste elettriche. Perfetto, allora andiamo in lavorazione. Allora, cominciamo dalla pesca. Dalla pesca la dobbiamo tagliare a dadini, quindi prima la sbucciamo, Perfetto. Ne faremo una coppa noi. Quindi utilizziamo una pesca? Utilizziamo una pesca. Va bene. Ecco i nostri dadini di pesca. Un attimo qui per condirli, sì. Con un pochino di rum, sì. E un pochino di zucchero di canna appena appena. Diamo una mescolata e lasciamo riposare intanto che prepariamo la crema. Ok, quindi adesso andremo su yogurt e panna. Prima tagliamo la pesca per la decorazione. Ah, quindi c'è una pesca a dadini e una pesca poi per la decorazione finale. Perfetto. Eccola qui la nostra seconda pesca che utilizzeremo per decorare. La tagliamo dopo averla lavata, naturalmente. Con la buccia facciamo delle fettine sottilissime che ci serviranno poi per decorare la coppa. Meraviglia. Ecco qui la nostra pesca a fettine piccoline per la decorazione e adesso andiamo a preparare la mousse yogurt e panna. Molto bene, partiamo allora. Allora mettiamo lo yogurt. Yogurt greco, zero grassi. Zero grassi perché poi abbiamo la panna che è già grassa. È al gusto di vaniglia. Vaniglia, questo. Sì. Okay. E aggiungiamo la panna montata. Ok. E andiamo a mescolare. Per fare la nostra mousse. Lo yogurt è già un pochino dolce, per cui non ci serve l'aggiunta di zucchero. Eccolo qui, allora interviene sul nostro tavolo la sac à poche. E andiamo a inserire la nostra mousse per poi fare la coppa. Perfetto. Ecco qui, allora al momento abbiamo le pesche pronte, sì. La mousse di yogurt pronta, okay. La pesca per decorare pronta, e qui? Ecco le fave di cacao le abbiamo già tritate, sì. Però volevo far vedere che bisogna togliere l'involucro, ok. Basta dare un piccolo colpetto e viene via l'involucro che c'è intorno. Ah. E poi si tritano, sono un superfood le fave di cacao perché sono un cibo antiossidante dal quale si ricava il cacao e il burro di cacao, ricco anche di minerali quali potassio e magnesio, quindi un molto ricco, ricco. Ecco pronte, mancano solo gli amaretti al nostro appello, che vanno sbriciolati grossolanamente. Ah, così con le mani, sì, col sono molto friabili, sì. ok. Quanti ce ne vogliono? Per ogni coppa, tre, sì. E allora passiamo all'impiattamento della nostra mousse di yogurt. La parte croccante sotto, gli amaretti. Sì. Eccoli qua. Poi mettiamo un po' della nostra mousse.
Io rimango, aggiungiamo le pesche all'inquadratura fissa a seguire questa creazione. Aggiungiamo ancora un po', facciamo il tetto di mousse e finiamo con un tritto di fave di cacao. Che meraviglia! È pronta la nostra coppa e le fettine di pesca. Oh, già, è vero, bravo che ti sei ricordato. Mi stavano guardando dal piatto. Eccola qua, mousse di yogurt con pesche e amaretti. Abbiamo terminato, certo, il nostro dolce meraviglioso che adesso andremo a sbranarci. Sì. Vi rinnoviamo l'appuntamento insieme al nostro augurio di una bellissima estate nel mese di luglio. Certo. Dove andremo a fare? Non lo so ancora, qualcosa di fresco comunque, perché facendo caldo. Sì, non facciamo bolliti, no, non facciamo cose evaporanti. Va bene. Grazie Gabri. Grazie a te. Sempre bravissima come sempre. Ciba chic, seguiteci e buon appetito. Arrivederci. Arrivederci.